Di amichevoli, quella di ieri all'Adriatico di Pescara, era di scena la Roma, vediamo com'è andata. Allo stadio Adriatico il Pescara ospita la Roma, prima occasione per i padroni di casa al settimo con Verratti che impegna Lobont. All'undicesimo Adriano pesca Totti sul filo del fuorigioco, il capitano della Roma cerca il pallonetto su Pinna che però è brava a non farsi sorprendere. Quarantesimo, dubbio, calcio di rigore concesso alla Roma per questo fallo di Cascione su Adriano. Dal dischetto va Francesco Totti e il capitano non sbaglia il gol dell'1-0. Poi nella ripresa due gol annullati al Pescara, ma le migliori occasioni sono per la Roma. Prima con Greco, grande parata di Pinna, e poi Brighi che non riesce a ribadire in rete. Nel finale, proprio all'ultimo minuto di recupero, ancora Taddei che pesca Brighi al centro dell'area. C'è solo Kaka che si lascia ipnotizzare da Bartoletti. Finisce 1-0 per la Roma. Beh, no, progressi ancora no. L'importante è che i ragazzi continuino ad accumulare minuti. Per cui già abbiamo visto che Taddei, Perrotta, Juan stanno già a buon punto. Anche il capitano, dopo il gol, si è sbloccato, ha fatto buone cose. E anche Adriano lo vedo molto più in palla che le prime partite. C'è da scommettere su questo ragazzo perché si è rimesso in discussione. Quando un atleta ne ha passate tante come le ha passate lui, ha voglia di ritornare grande quello che è stato, sono convinto che ce la farà. Questo mi sento di dirlo serenamente. La ciliegina sulla torta adesso l'aspetta Burdisso. È arrivato il fratello intanto. Intanto è arrivato il fratello e aspettiamo anche lui. Si può sbloccare secondo lei dopo la Supercoppa questa situazione o spera prima? Non credo che l'Inter ce lo dia prima della Supercoppa, aspettiamo, poi non sono cose di mia competenza, però ho fiducia e nell'Inter e nella mia dirigenza.